Nell'arte contemporanea c'è un'arte particolare che è la pop art, arte popolare di derivazione americana e anglosassone, ma che in Italia ha preso una sua strada. Abbiamo avuto artisti negli anni 60 come Schifano, Pesta, Angeli, più conosciuti, ma è una tradizione che quella italiana, della pop art italiana, che arriva fino ai nostri giorni, anzi si è evoluta. Un protagonista è sicuramente questo signore che ho davanti, che ha lavorato anche con Mario Schifano da quando era più giovane e ancora giovane, ma che oggi come oggi interpreta, diciamo così, l'evoluzione più contemporanea di questo tipo di arte. Che cosa è rimasto di allora e che cosa fai oggi? Bene, intanto sono rimasti dei ricordi straordinari, a quei tempi io non ci facevo caso, nel senso che frequentavo questi artisti appena uscito dall'accademia, così, da questi corsi con Turcato, questi sono stati un po' i miei maestri in generale, quindi frequentavo questi studi o Piazza del Popolo da Rosati, quindi incontravo Mario Schifano, Tacchi, Franco Angeli, erano tutti lì, insomma, erano i nostri, le nostre colonne, e quindi i ricordi sono straordinari. L'esperienza è stata una cosa enorme, perché poi adesso un artista come me se le ritrova in dote, ed è un grande tesoro, insomma, devo dire. Ecco Mirko Pagliacci però ha creato già qualcosa di suo anni fa, perché tu hai fondato, tra virgolette, il Metropolismo, che è stato un gruppo pittorico che tra l'altro è stato adottato da Bonito Oliva, che gli ha dato, sì, anche da Alberto Abruzzese, sì. Ecco, da Valerio De Ore, Nato Minore, insomma, è stato molto seguito. Era un'evoluzione, perché voi, sì, mettevate nella pop art tutto, sì, quello che era la fotografia, addirittura il computer. Anche un'evoluzione qua della transavanguardia, detta di Achille Bonito Oliva, ma evoluzione non in senso come rimpianto, così. Diciamo, noi abbiamo elaborato un piano di attacco all'arte, così, e di attaccamento anche. L'arte è sempre evoluzione, uno, certo, si attacca sempre al passato, poi fa un passo avanti, un passo indietro, e quindi qui si tratta di ricerca vera e propria, un po' come i medici quando fanno i ricercatori. Nella tua arte è sempre presente la memoria, il ricordo. Adesso tu prendi spunto diciamo da opere dell'antichità e le riporti, sì, sulla tavola nel modo moderno, nel, sì, modo più... Rileggo la Jursenar, la memoria di Adriano, e riporto, ecco, il rimasticamento, ecco, però sempre questo, in chiave attuale. Questo confronto, sì, che tu dai. Ma l'arte ha sempre guardato indietro, non è che puoi guardare avanti così, davanti c'è il buio, il nulla, quindi leggi, guardi, ti informi, ti crei una cultura, perché è importantissimo, ecco, il concettuale nell'arte, e poi attraverso, ecco, un programma di disciplina, così Enzo Cucchi un giorno mi disse, la disciplina. Attraverso la disciplina riesci, ecco, a evolvere un linguaggio e una tecnica che si adatta al tuo stile, ecco, al tuo stile di lavoro. Ma tu porti un discorso anche alle nuove generazioni, perché gli fai vedere delle cose che forse, diciamo, anche per una mancanza di cultura, come era nel senso tradizionale del termine, potrebbero andare perdute certe figure, certo modo di fare arte. Bella arte, l'arte antica. Sì, viviamo nell'era digitale, io lavoro naturalmente con metodi, diciamo, non arcaici, perché non è una brutta parola, tradizionali, quindi prendo una tela di lino di grande qualità, faccio una preparazione, lavoro con colori e pigmenti di alto livello, quindi le terre, gli acrilici, eccetera, però poi dopo adotto anche tecniche contemporanee, come lo strappo toner, la stampa, la fotografia, quindi cerco così di creare un prodotto raffinatissimo che abbia a che fare sia con la tradizione che col contemporaneo. Oh, questa è una piccola tela della tua ultima produzione, sì. Qui vediamo, riprendo un disegno dal Pontormo, dal 500, insomma. Esattamente, qui vediamo una rinascimento di corpi. Sì, esatto. Una figura rinascimentale in monocromo, perché poi la, sì, colorazione di fondo
similare, diciamo così. Beh, cerco sempre un'armonia intanto, perché ci vuole un'armonia, come in un brano musicale, come in letteratura, insomma, uno scrittore che scrive un libro cerca di essere coerente con l'informazione, però come autore devo assolutamente, come si dice in letteratura, limare, quindi non devo appesantire l'opera, quindi riprendo un disegno, lo riporto in un piano attuale, in uno specifico, direbbe, che ne so, Fabio Mauri, che è stato un grande concettuale, di alta qualità, e questo in sintesi quello che faccio io. Oh, queste strisce sembrano quasi delle cancellature, delle, ma questo è un linguaggio, come parlare, come scrivere, deve essere anche molto veloce, insomma, no? Sì. Però il messaggio è chiaro. La pittura deve inseguire l'idea, e più è veloce meglio è. Naturalmente la velocità viene elaborata e mi sono distratto perché negli studi degli artisti entra sempre qualcuno. Era tuo figlio, lo possiamo fare entrare. Certo. Ecco, stavo dicendo che l'idea deve stare sempre all'altezza della tecnica, quindi la tecnica insegue l'idea e viceversa. È una cosa un po' forse facile o anche difficile, non lo so. Che ecco. La so fare. Ecco. No, ci vuole allenamento, ecco. È come un centometrista, no? Centometrista fa qui 100 metri in 9 secondi. E qui però è allenato, ma in 9 secondi ha dato tutto, ma sono anni magari, ecco, di allenamento. Ecco. Cerco sempre un'affinità con, diciamo, con la realtà io, perché sennò si parla solo di arte, ma l'arte ha a che fare con la vita, no? Con la vita quotidiana, certo. Schifano diceva, l'arte sta in pace quando ha a che fare col cinema, con la letteratura, con la poesia, ecco, allora c'è un pareggio, no? E soprattutto nella modernità bisogna essere artisti a ciclo completo. Lo credo. Siamo consanguini, no? Alla vita.